Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con HV24, lo vedete, siamo in un luogo unico, immerso nel verde, immersi ai piedi delle vette feltrine vicino alle pale di San Martino, al rifugio Caltena, uno dei luoghi simbolo del ritiro gialloblu dell'estate, gialloblu che dal 7 al 22 luglio vedrà la squadra dell'Hellas Verona impegnata nel ritiro di Primiero. Tanti luoghi del comprensorio coinvolti, i camp di Imer, gli allenamenti a Mezzano, il ritiro della squadra Rotel Luis di Fiera per un'estate che sarà interamente gialloblu, tante le attività proposte ai tifosi che vorranno seguire la squadra qui a Primiero. Andiamo ad ascoltare nel dettaglio attraverso la voce di Manuel Corso, direttore di APT Smart. Hellas Verona e Primiero, un rapporto che si rinnova con reciproca soddisfazione anche per il ritiro 2018. Beh, direi assolutamente di sì. Dopo la positiva esperienza dell'anno scorso siamo di nuovo pronti a riabbracciare i tifosi gialloblu con tante novità, anche perché ovviamente vogliamo sempre cercare di fare il massimo per accompagnare l'avventura della squadra. Siamo immersi in un paradiso, qui la squadra potrà preparare al meglio la prossima stagione, tante attività pensate, la squadra si dedicherà al campo, però c'è tanto anche per i tifosi, per i più piccoli, per le famiglie, c'è di tutto qui. Sì, soprattutto possiamo costruire un rapporto che l'anno scorso ha avuto ottimi risultati e che ci ha permesso di conoscerci. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio, vogliamo ancora dare dei suggerimenti, delle proposte per tutti i tifosi gialloblu che accompagneranno la squadra, potranno vedere i loro beniamini sul campo, ma anche al di fuori del campo, scoprendo le bellezze del territorio, delle pale di San Martino, come potendo godere di tutte le bellezze sia del territorio, delle montagne, ma anche di quello che è i servizi che contraddistingue questo territorio. E assieme credo poter trascorrere 15 giorni davvero rigeneranti al cospetto delle pale di San Martino. Ecco, il comprensorio, definiamolo così, di Primiero sarà occupato a 360 gradi, camp, allenamenti della squadra, attività, ma cosa poi offre questo comprensorio? Beh, la cosa che ci ha stupito tantissimo l'anno scorso è proprio la voglia di partecipare a tutte le iniziative che il territorio ha dato. Abbiamo visto i tifosi gialloblu con le sciarpe, con le magliette, tutte le famiglie che si sono riversate proprio sul nostro territorio, dando anche, affollando anche i ristoranti, gli alberghi, gli agritour, le fattorie didattiche. Qui noi possiamo godere di una natura veramente di ottimo livello, nel senso che qui il parco naturale Paneveggio Pale di San Martino è garanzia di un ambiente eccezionale. Qui la gente può sviluppare o dedicarsi alle attività più interessanti, più alla propria portata, dalla media quota fino alle quote più alte, visto che anche i giocatori dell'Hellas l'anno scorso hanno raggiunto le pale di San Martino e l'altopiano delle pale. Cominciamo ad avvicinarci al match che vedrà impegnati gialloblu domenica 29 aprile al Bentegodi alle ore 15 contro la SPAL. Verona che domani sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse a Peschiera. Verona che ha recuperato Romulo Boldor, ci sarà anche Lubomir Tupta. Dall'altra parte c'è una SPAL che è fortemente rimaneggiata dagli infortuni, ma che comunque dovrebbe riuscire a recuperare sia Costa sia Schiattarella. Ma noi andiamo a vedere come si avvicina il Verona a questa partita ascoltando le parole di Cerci e di Pecchia. La squadra deve continuare, tutti i ragazzi devono continuare, dobbiamo continuare a lavorare e a pensare alla prossima gara, a pensarla a vincerla senza fare troppi calcoli. È chiaro che 6 punti a 4 giorni dalla fine sono tantissimi, ma ribadisco quello detto: quando la matematica condannerà Verona, a quel punto diremo, però adesso dobbiamo pensare alla prossima gara. Credo che questa squadra abbia delle potenzialità che non ha espresso in tante partite. E il valore, secondo me, di questa squadra non è quello che abbiamo visto in certe partite. Verona che recupererà Alex Ferrari, SPAL che potrà fare i conti con il rientro di Costa e Schiattarella, SPAL che prima della sconfitta subita in casa contro la Roma per 3-0 era in serie positiva da 8 turni, per la squadra allenata da Semplici 6 pareggi e 2 vittorie, questo il bilancio, ma andiamo proprio a sentire le parole dell'allenatore della SPAL Leonardo Semplici, che ci spiega così il momento di Biancoazzurri. E per quanto riguarda la condizione fisica, mi sembra l'altra settimana si parlava di una grande condizione fisica della SPAL, quindi non credo che in 3 giorni o in 4 giorni si possa aver perso questo tipo di condizione. Sicuramente
Fiorentina, Chievo e Roma sotto l'aspetto non solo fisico ma anche mentale, sapendo e dovendo fare sempre, provare a fare sempre risultati, c'è una, stata una spesa energetica e non solo fisica ma anche mentale, sicuramente ci ha portato via delle forze. Andiamo a vivere la partita del Bentegodi anche attraverso i numeri e le curiosità, partendo dai precedenti in Serie A fra le due squadre, che sono 3, il bilancio recita 2 pareggi ed una sconfitta, 9 sono i gol subiti da entrambe le squadre nei primi 15 minuti di gioco. Passando ai singoli, Mattia Valotti contro la Spal nella scorsa stagione di Serie B ha segnato la sua prima doppietta appunto fra Serie A e cadetteria, mentre Nicolas con 4,4 parate di media nell'arco dei 90 minuti è il portiere meglio piazzato in Serie A per questa speciale stagione. Statistica ex della partita, Federico Viviani, per lui 19 presenze e 3 gol nel 2015-2016 con la maglia dell'Hellas Verona. L'arbitro sarà il signor Luca Banti della sezione AIA di Livorno, con il Verona 10 precedenti, 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Questo lo score, ultimo precedente il 10 gennaio del 2016 all'Hellas Verona Palermo 0-1 al Bentegodi per gli ospiti, mentre con la Spal bisogna addirittura rivangare i fasti, andare al 2004, il 6 gennaio 2004, ultimo precedente Spezia Spal 1-0 per la Spal, precedenti che recitano 2 vittorie e una sconfitta appunto per la squadra oggi allenata da Leonardo Semplici. È stata una settimana importante e ricca anche fuori dal campo per il Verona, perché è iniziato il primo corso di Match Analyst, primo caso in Italia di una società calcistica che organizza un corso di Match Analyst, un grandissimo successo le due lezioni tenute dal Match Analyst dell'Hellas Verona Simone Baggio, grazie anche alla collaborazione degli istruttori Panini Digital, che hanno fatto una parte di lavoro importante nell'organizzazione di questo corso che ha visto tanti giovani coinvolti in una figura che sta avendo sempre maggiore importanza all'interno di un mondo calcistico e una figura che in futuro riserverà appunto sempre maggior valutazione all'interno delle società calcistiche. Noi da qui ci spostiamo verso il settore giovanile, un fine settimana ricco di impegni, ma prima andiamo a scoprire la figura di altri due team manager. Nome e cognome: Giovanni Tavella. Bruno Ceriolo. Età: 55. 66. Ruolo e squadra: sono team manager dell'Under 16 dell'Hellas Verona. Team manager Under 15 Hellas Verona. Ma a cosa serve il team manager? Tante cose: organizzare gli allenamenti, organizzare le partite, che ci sia tutto, palloni, maglie, documenti, acqua e anche caramelle. Team manager serve per organizzare per le convocazioni dei giocatori, del staff tecnico, prendere le maglie, controllare che ci sia tutto a posto, avere il materiale per i ragazzi del convito. Descrivi il tuo ruolo quando c'è una partita. Il mio ruolo quando c'è una partita: parto da casa, metto giù la macchina qua in sede, prendo il pulmino, vado a prendere i ragazzi al convitto, li porto al campo, preparo le maglie sulle panchine, preparo le distinte, seguo gli arbitri, vado in campo, mi siedo in panchina, faccio i cambi, sto attento al mister che non vada fuori dall'area tecnica, controllo i palloni e mi avanza anche di fare qualche foto col cellulare. Durante la partita preparo le distinte nel pre-partita, la distinta per l'arbitro, poi la doppia per la società. Quindi dopo detto all'arbitro, poi vado in panchina, assisto alla partita controllando tutto quanto, i palloni che escono, i cambi, quando il mister decide, e poi tenere un po' a freno il mister nei momenti caldi. E negli altri giorni della settimana? Sto attento che tutti i ragazzi del convito abbiano il materiale per fare allenamento, sto attento ai palloni che risultino fino all'allenamento, che ci siano tutti, porto le borracce in panchina, le riempio, specialmente in questo periodo col caldo, e mi riposo quando posso.
Per problemi familiari io non sono sul campo tutti i giorni, però faccio le aperture il martedì e giovedì, mentre gli altri giorni, lunedì, mercoledì e venerdì, sono presente. Descrivi il tuo collega con una parola. Sempre disponibile. Professionale. Ma chi è dei due il più bravo a giocare a calcio? Penso lui, perché io sono stato scartato subito. Penso io, però non ho la controprova. Il tuo piatto preferito? La pasta, in qualsiasi maniera. La carbonara. È meglio team manager o dirigente accompagnatore? Siamo in Italia, dirigente e accompagnatore. Qui sono un po' indeciso. Team manager, ci sono molte responsabilità, mentre dirigente e accompagnatore meno responsabilità. Il giorno più bello di quest'ultima stagione? La vittoria della prima giornata di ritorno in casa della Lazio, prima in classifica. Anche se abbiamo perso 2-0, però la miglior partita me la sono goduta a Milano contro il Milan, che ha segnato su un rigore regalato dall'arbitro e il secondo è venuto fuori e stavamo pressando. Un saluto agli amici e ai tifosi che ci seguono su Hellas Verona Giovanili. Un saluto a tutti quanti da Giovanni Tavella e vi aspetto tutti quanti questo weekend a vedere il grande Hellas Under 16 a giocarsela con le Merengues del Real Madrid. Un saluto a tutti i tifosi e invitiamo a vedere le partite delle nostre squadre giovanili. Un fine settimana molto importante per le formazioni del settore giovanile dell'Hellas Verona. Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che saranno gli impegni, partendo dalla Primavera, che lunedì 30 aprile all'Antistadio affronterà la Juventus nella 27esima giornata del campionato Primavera 1, match fondamentale per la squadra allenata da mister Antonio Porta per continuare a raggiungere, a sperare nell'obiettivo salvezza e a credere soprattutto nell'obiettivo salvezza. Martedì invece gli Under 17 parteciperanno al torneo IVAR presso il centro sportivo di Prevalle in provincia di Brescia, mentre gli Under 16 saranno impegnati da sabato nella prestigiosa Verona Soccer Cup, una importante manifestazione a livello giovanile nella quale i gialloblu affronteranno proprio sabato alle 16:30 all'Antistadio il Real Madrid, dunque match di assoluto prestigio per la squadra allenata da mister Vitali. Gli Under 15 sono scesi in campo in amichevole contro il Sudtirol mercoledì, perdendo per 4-2. I giovanissimi 2004, che hanno vinto il loro rispettivo campionato, parteciperanno al sesto torneo città di Carcare, in programma da sabato a martedì a Carcare, provincia di Savona, mentre nelle stesse giornate 2005 scenderanno in campo nel secondo Memorial dalla Riva a Torino. Domenica invece spazio agli esordienti 2006, che prenderanno parte all'Italy International Cup, e 2007 saranno impegnati martedì nella sesta edizione del torneo per l'Emilia a Modena. Chiudono il programma i Pulcini con i 2008, che parteciperanno al terzo torneo città di Soave, mentre i 2009 sfideranno il Calcio Caldiero in trasferta domani alle ore 14:30. Giornata di riposo invece per le formazioni del settore femminile dell'Hellas Verona. In campo comunque la Primavera, oltre ad altre formazioni, le giovani calciatrici, però è questo l'evento più importante del fine settimana del calcio femminile targato giallo-blu. Le giovani calciatrici appunto sfideranno il Venezia nei play-off, nella finale play-off del campionato femminile, in programma martedì 1 maggio alle ore 16 presso il campo di Noale a Venezia, dunque un appuntamento da non perdere per questa branca della società. È tutto per questa edizione di HV24, non ci resta che augurarvi buon fine settimana.